panorama politico stravolto dal risultato del voto amministrativo e questo è il tema d'apertura della conversazione con Luciano Schifone, consigliere regionale del PDL, delegato del Presidente Caldora allo sport e spettacolo, nonché Presidente del tavolo di partenariato economico-sociale. Un panorama sconvolto in sostanza. Sì, è evidente che c'è una ricaduta fortissima della situazione di crisi economica e conseguentemente di crisi anche sociale che sta attraversando il Paese un risultato tutto sommato dal mio punto di vista non inatteso, eh, diciamo forse eh, qualche risultato un po' più sorprendente, eh, penso a Parma per esempio, il risultato di Parma, di Grillo, certamente arrivare addirittura alla, a vincere il ballottaggio. Eh, contro uno schieramento molto robusto dei partiti di sinistra che pure stavano all'opposizione, quindi una concorrenza sul piano dell'opposizione, sul piano della, della contestazione è stato certamente un, 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 un po' una sorpresa del, dell'elettorato. Tuttavia comunque eh, l'avanzamento del, delle liste civiche, delle, eh, delle liste... Eh, popolari, delle liste eh, di cittadini che in qualche modo eh, si sono organizzati autonomamente, questo è un dato di fatto di cui bisogna tenere presente, bisogna tenere conto eh, per il futuro. Naturalmente questo è un insegnamento, un'indicazione forte per i partiti di avere la capacità di sapersi rinnovare ehm, per dare un'indicazione un politica alla pubblica all'elettorato di, di affrontare una situazione difficile e una situazione molto, molto complessa che probabilmente non può avere certo come soluzione quella del né del qualunquismo né della, della contestazione senza, senza sbocchi. Deve avere delle indicazioni che, però, siano rassicuranti e siano come dire, credibili nei confronti dell'opinione pubblica. Ecco il crollo della Lega, l'eclissi del PDL e il galleggiamento di Casini. Cosa sarà? Del bipolarismo a questo punto in Italia, siamo alla fine? Beh, certo, le, 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 la situazione di, di confusione, più, più che diciamo, di momento qualcuno parla di, di situazioni di clima pre-rivoluzionario, per la verità non, non lo vedo. Questo clima pre-rivoluzionario, vedo un clima di agitazione, vedo un clima di protesta, vedo un clima di. Di confusione generale, per cui è difficile trovare dei punti di riferimento forti. Non c'è dubbio che, in questo quadro, il centro destra deve avere la capacità di riorganizzarsi perché, come è stato giustamente osservato, in realtà non è che ci sia stata una sconfitta del centrodestra in termini classici, perché in termini classici alla sconfitta del centrodestra dovrebbe corrispondere un travaso di voti verso il centrosinistra, in realtà questo travaso dei voti non c'è stato perché c'è stato un fortissimo astensionismo e una, uh, un irrompere di soggetti nuovi, quindi è evidente che non si può ragionare con, con i vecchi schemi. Occorre interpretare il momento politico attraverso una capacità di proposta propolitica nuova. E infatti, eh, anche lo stesso Angelo Alfano ha dato una risposta: eh, mi pare politicamente eh, giusta e accettabile. Sarebbe un errore dire che è la gente che sbaglia, ma questa è, diciamo, eh, è la tentazione in cui cadono molto spesso i politici, specialmente quelli di sinistra, eh, per i quali quando le cose non vanno bene sono gli altri a sbagliare. Ma non, non, invece, bisogna riconoscere che, evidentemente, ci sono delle cose che non vanno. No? Bisogna capire il messaggio che viene dalla gente e riorganizzare eh, una struttura politica che dia una proposta politica seria a cominciare da una diversa concezione della politica che non può essere più luogo di privilegi, non può essere più luogo di sprechi, ma deve essere luogo dove si danno le risposte che la gente aspetta sul piano sociale e sul piano economico e sul piano occupazionale. Pare che abbiano pagato pegno tutte le forze che sostengono il governo Monte. A proposito di governo. Monti è di quanti? La, la Lega per altri motivi, per la tempesta giudiziaria. A proposito del governo Monti, è un provvedimento di grande attualità, soprattutto in relazione alla tragedia dell'Emilia, dell della, della Padania. Un provvedimento che è passato sotto traccia, la riforma della protezione civile in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio si legge che lo Stato non pagherà più i danni per le calamità naturali, un'altra spallata allo Stato sociale. Sì, non c'è dubbio che questo è un altro elemento molto controverso e anche di, eh, di difficile digeribilità. La, la, le calamità naturali sono i momenti, sono le situazioni nelle quali con maggiore Evidenza, è necessaria la solidarietà nazionale e la solidarietà nazionale non si può esprimere soltanto attraverso il eh, lobolo o il contributo o il... Eh, come dire, il sostegno individuale del cittadino eh, commosso da una eh, situazione di difficoltà. Eh, non c'è dubbio che la solidarietà nazionale in questi casi deve essere eh, espressa e manifestata in maniera concreta anche da un punto di vista operativo dal, da, da, dallo Stato. Quindi eh, su questo argomento c'è forte perplessità. Il PDL certamente ha una posizione differenziata su questo argomento questo argomento dovrà essere un argomento da, da discutere, eh, e anche qui è chiaro che non si può più pensare come fino a qualche mese fa o a qualche, qualche anno fa che il, le, le sciagure nazionali o le calamità nazionali potevano essere l'occasione per fare altre cose, disdicevoli o meno no produttivi o meno, ma le calamità nazionali ovviamente devono essere affrontate per quello, per quello che sono. Il governo e lo Stato hanno il dovere di intervenire nella fase emergenziale per garantire la sicurezza dei cittadini e la messa in sicurezza dei territori, eh, ha, ha il dovere di intervenire nella fase eh, immediatamente successiva al momento dell'emergenza per rimettere eh, diciamo in, eh, in sesto un'economia o una, 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 una situazione eh, sociale di contesto eh, di, di una realtà colpita e dopodiché però... Eh, No, ovviamente non, lo Stato non, può, non, può pensare di, non, cioè non si può pensare che lo Stato debba continuare ad accompagnare per anni e anni, come è avvenuto nel passato, eh, delle situazioni locali dove ci sono state delle calamità. Ecco, questo certamente non è più possibile, bisogna riorganizzare da questo punto di vista la concezione dell'intervento della protezione civile. Siamo alla fine del bipolarismo. No, 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 io io non, penso, non penso che siamo alla fine del pluralismo perché è una conquista importante per la, eh, per la nazione italiana, per, per il paese. Eh, bisogna diciamo, certamente riorganizzarlo, bisogna certamente eh, diciamo, dargli una versione più moderna, più, eh, più attuale ma sarebbe un grosso passo indietro, per il resto basta vedere quello che è successo in Grecia, in Grecia la, la fine del bipolarismo ha portato un sostanziale, una sostanziale paralisi, un, una, una, un frazionamento che ha letteralmente paralizzato il paese e oggi saranno costretti a tornare di nuovo alle urne, il bipolarismo è una, uh, un meccanismo che garantisce una, una, una sostanziale governabilità e in una fase di questo genere in cui occorrono eh, delle mh, situazioni di, di governabilità che diano affidabilità anche per quanto riguarda la questione dei mercati, la questione finanziaria internazionale, è necessario che ci siano governi stabili e l'opinione pubblica, l'elettorato deve sapere prima che cosa sta votando. Il, il, il sistema proporzionale è un modo per truffare gli elettori perché non si dice che cosa si vuole fare, eh, si, si carpisce soltanto la fiducia di, frazionata e frammentata in mille partitini. E poi dopo si vanno a discutere le, le, le strategie e le alchimie parlamentari, così come abbiamo visto nella, nella prima repubblica. Una soluzione del genere sarebbe eh, davvero passare dalla padella alla brace. Bene, buon lavoro. A voi tutti, grazie per la cortesa attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.